Il Cagliari è nuovamente in Serie A, una promozione sofferta, conquistata sul filo di lana, ma meritata, meritatissima. Al Torino e al Perugia il compito di contendersi l'ultimo posto ancora disponibile. Ma quanta pena per difendere quel terzo posto che due mesi fa pareva intoccabile. Ma giustizia, giustizia sportiva, è fatta. In Serie B il Cagliari era finito per una serie di sviste arbitrali. Il ritorno alla massima serie è stata la logica conclusione di un campionato che ha visto i rossoblù sempre tra i maggiori protagonisti, anche nei momenti più difficili. Ventura e i giocatori sono stati di parola, avevano promesso la promozione e così è stato. Il Cagliari è nuovamente in Serie A, un posto che alla Sardegna compete di diritto. Pinto di Sant'Efisio in piazza Ienne, un bambino che sventola la bandiera rossoblu vicino alla statua di Carlo Felice. I festeggiamenti per il ritorno del Cagliari in Serie A cominciano subito dopo il fischio di chiusura della partita. Il pareggio con il Chievo ha assicurato la massima serie ed è in un attimo che piazza Ienne viene invasa dai tifosi per il consueto rito. I clacson impazziti delle auto, i caroselli con le bandiere che sventolano e i tifosi che tirano un sospiro di sollievo dopo una partita da brivido. Bellissima, una bellissima partita, bellissima, splendida, splendida, splendida. Troppo, troppo, stavo piangendo, troppo bello. Siamo ritornati in Serie A, troppo grande. Voglio dire soltanto una cosa, Cellino, di non farci più soffrire. E sono straordinariamente fiero di essere qua in questo momento straordinario. Siamo tornati ad essere importanti perché noi siamo importanti. Paura passata ormai per il rossoblù, si apre la quarta volta della Serie A. Giusto che ci sia di nuovo il Cagliari in Serie A, ce lo meritiamo. Auguri, forza Cagliari. E per ora non resta che festeggiare. Così non hanno mai dimenticato quel triste pomeriggio napoletano di un anno fa ed oggi possono gioire anche per le disavventure altrui, ma soprattutto perché la loro squadra è nuovamente in Serie A. Lo hanno riportato Muzzi con i suoi 17 gol, il coraggio e il buon senso di Ventura, il grande impegno di tutti i giocatori. Anche per questo resta incomprensibile il gesto isolato di un tifoso rossoblù al 40esimo della ripresa dopo il secondo pareggio del Chievo. Mai un episodio da dimenticare subito. In questo momento deve prevalere la gioia, la consapevolezza che è stata realizzata una grande impresa. Merito di tutti, dei tifosi che hanno sostenuto la squadra anche nei momenti meno felici, dei giocatori, anche di coloro che spesso sono rimasti in panchina, dell'allenatore che dopo il Lecce ha portato il Cagliari in Serie A, della società che non ha mai fatto mancare il suo appoggio anche quando le circostanze potevano consigliare decisioni affrettate. Il gol più atteso del campionato al 12esimo del primo tempo lo ha messo a segno Muzzi con uno dei suoi caratteristici affondi ed è subito festa in campo e sugli spalti. Il Chievo reagisce bene e al 38esimo Zanchetta su punizione costringe Franzone a una difficile parata. Tre minuti dopo lo stesso Zanchetta, sempre su punizione, colpisce la traversa. Pareggia il Chievo al 12esimo del secondo tempo, su corner battuto da Zanchetta. Marazzina, appena entrato, devia di testa in fondo alla rete. Trema il Cagliari e trema Massimo Cellino. Il Chievo si batte bene, il Cagliari stenta. Ventura, che in precedenza aveva sostituito O'Neill con Sanna, manda in campo Carruezzo al posto di Vasari e poi Lambertini per Macellari. Raddoppia Cavezzi al 37esimo con un pallonetto che sorprende un po' tutti ed in particolare il portiere Veneto. È nuovamente festa, che dura però pochissimi secondi. Il Chievo pareggia ancora con Cerbone e si riprende a soffrire. Tre minuti di recupero, sembrano tanti, ed il pubblico entra in campo prima del triplice fischio finale. Speriamo bene. Grande impresa, secondo me. Che ne dica la gente. Questo è lo spettacolo, questo è quello che voleva Cagliari, voleva la Serie A, gli abbiamo dato la Serie A grazie a loro. Siamo noi che ringraziamo loro per quello che ci hanno dato oggi. È stata una grande impresa, che cosa vuoi dire? Chi vuoi ricordare dei tuoi giocatori? Tutti? Solo loro, solo con i sacrifici che hanno fatto potevano arrivare a questa impresa. Hanno detto per un anno che era facile, è stata un'impresa incredibile quella che ha fatto il Cagliari quest'anno e fra 10 anni ne parleranno ancora di questo. Thank you.
contento che di rimanere. Presidente pure, ci manca solo questo accordo che presto arriverà, credo. Buonasera, io vi parlo dalla piazza Jenne di Cagliari, spero che riusciate a sentirmi perché il tifo qui è veramente indiavolato e c'è un rumore assordante. Questa è la piazza dove si radunano i tifosi del Cagliari tradizionalmente da 28 anni fa, l'anno dello scudetto, e chissà perché i cagliaritani scelsero proprio questa piazza per festeggiare i successi della squadra rossoblù e scelsero l'immagine di Carlo Felice di Savoia che vedete alle mie spalle proprio come simbolo della potenza e della vittoria dei cagliaritani, un viceré che fu evidentemente particolarmente amato dalla città, tanto amato da diventare poi il simbolo della festa e del successo e della vittoria sportiva. Qui si stanno radunando veramente migliaia di persone, una folla enorme che ricorda i successi più prestigiosi del Cagliari, i successi dello scudetto, i successi delle diverse promozioni che in questi ultimi decenni hanno caratterizzato la vita sportiva della città, che non è soltanto la città di Cagliari ma in fondo tutta la Sardegna. I tifosi provengono da tutti i paesi dell'interno, hanno i loro striscioni, i loro gagliardetti e vedete anche così un abbigliamento molto particolare, alcuni hanno il viso completamente dipinto dei colori rosso-blu. Allora si festeggia qui sotto la statua di Carlo Felice che tra qualche istante sarà interamente coperta dal drappo rosso-blu e dalla divisa del Cagliari. Questo era l'inizio anche della strada Carlo Felice, la strada 131, quindi i cagliaritani hanno scelto questo personaggio come simbolo delle loro vittorie. Però quest'anno, grazie ad una iniziativa molto originale e interessante, Carlo Felice deve un po' dividere la festa e dividere questo ruolo di simbolo della vittoria cagliaritana con un altro grande personaggio che è Sant'Efisio. Sant'Efisio, la cui immagine dal giorno della sagra troneggia sulla piazza Jenne e si dividono a metà questo ruolo di simbolo della vittoria. Carlo Felice e Sant'Efisio. La Serie A è stata il simbolo della Serie A, la lettera A, come vedete, è stata appesa proprio davanti all'immagine di Sant'Efisio. Sant'Efisio che fu invocato dai cagliaritani naturalmente per problemi ben più importanti di quelli della promozione del Cagliari e dello scudetto del Cagliari, ma che anche oggi giustamente si gode la sua parte di gloria e la sua parte di festa. Da Piazza Jenne è tutto, arrivederci in linea allo studio. Le tifoserie organizzate, momenti di gioia per la promozione del Cagliari anche a Sassari, come documentano queste immagini del nostro Alberto Calvi. Dunque anche a Sassari batte un cuore rosso-blu, finalmente sono uniti i colori del Cagliari e quello della Torres e per un momento sembra sopita l'antica rivalità.